Voucher addio, il governo con un decreto cancella i buoni lavoro usati per prestazioni occasionali e disinnesca così il referendum del 28 maggio richiesto dalla CGIL. Abrogate infatti anche le norme sugli appalti. Non è il momento per dividere di nuovo il paese, spiega il presidente del Consiglio Gentiloni. Libera il tavolo da una discussione ideologica che non ci avrebbe aiutato. Previsto comunque un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2017 per permettere di utilizzare i buoni lavoro a chi li ha già acquistati. Ma la decisione dell'esecutivo viene criticata dal mondo delle imprese. Per Confindustria l'eliminazione dei voucher è un errore. Divisi anche i sindacati, il sistema andava cambiato, non abolito. Per il segretario della CISR, Anna Maria Furlan, dubbi anche dalla UIL. Ma crea uno scompenso per quelle attività familiari e che servono per utilizzare giovani studenti disoccupati di lungo corso o pensionati. La cancellazione totale dei buoni lavoro provoca anche critiche all'interno della maggioranza, con il nuovo centrodestra decisamente contrario.